Ciao ragazzi, eccoci qua con questo nuovo argomento, un argomento che certamente è pieno di fascino, le esplorazioni europee, quindi l'età delle scoperte, quindi un periodo storico certamente di cambiamento. Allora, certamente l'età delle scoperte contribuì a gettare le basi dell'età moderna per varie motivazioni, per una serie di motivazioni, anche perché le scoperte ci porteranno proprio alla scoperta di nuove terre. Quindi convenzionalmente abbiamo sempre detto che il Medioevo finisce nel 1492 con la scoperta dell'America. Tanti storici invece sono più vicini a una teoria secondo la quale il Medioevo sarebbe finito nel 1453 con la caduta di Costantinopoli, quindi ognuno c'ha un po' la sua teoria. È un dato di fatto però che il Medioevo, nel suo stereotipo classico che conosciamo sempre, quindi cavalieri, dame, castelli, tutte queste cose, feudalesimo, feudatari, contadini, per una serie di motivi volgeva comunque al tramonto, tra il 300 e il 400, diciamo che volgeva al tramonto. E certamente le scoperte geografiche dettero un impulso decisivo all'arrivo della storia moderna. Allora, perché nacque l'esigenza trovare nuove rotte commerciali? Certamente possiamo ricollegare l'evento della caduta di Costantinopoli e quindi dell'Impero Romano d'Oriente a tutta questa serie di conseguenze. Perché questo? Perché, ragazzi, a un certo punto, con la conquista dell'Impero Romano d'Oriente, di ciò che rimaneva dell'Impero Romano d'Oriente nel 1453 da parte dei turchi ottomani, le vie commerciali che venivano percorse terrestri, la via della seta che veniva percorsa da carovane di mercanti, venne definitivamente compromessa, perché già aveva risentito di guerre tra mongoli e mamelucchi, quindi c'erano state già delle difficoltà in passato, quindi le guerre un pochino avevano ostacolato un pochino i commerci, però diciamo che ancora non erano proprio chiuse le rotte commerciali terrestri, la via della seta. Però questo episodio decisivo sancì praticamente la chiusura delle frontiere, cioè ci fu praticamente un blocco delle vie commerciali della via della seta che passava dall'Asia Minore per proseguire al Medio Oriente fino all'Oriente, quindi fino alla Cina. Quindi nacque l'esigenza da parte degli stati, delle monarchie nazionali, soprattutto delle monarchie degli stati che facevano del trasporto navale la loro forza, certamente l'esigenza di trovare nuove rotte, ma soprattutto gli stati nazionali, come vedremo, e soprattutto il regno d'Inghilterra, il regno di Portogallo e soprattutto, ecco, Portogallo e Spagna, regno di Spagna e regno di Portogallo. Esatto. Allora, quindi questi navigatori, finanziati e al servizio di queste monarchie, iniziarono ad intraprendere nuove rotte. Quindi le esplorazioni riguardano esclusivamente le esplorazioni del XV secolo, per la loro importanza storica, esclusivamente riguardano viaggi per mare. Ma chi è che iniziò per primo? Cioè, ci furono tanti navigatori, però certamente gli Aztechi. No,
Gli Aztechi sono una civiltà amerinda, attenzione, che stava in America, che casomai fu scoperta dopo la scoperta dell'America, quindi decenni dopo, perché non dimentichiamoci che Colombo non è che arriva e incontra gli Aztechi. Colombo incontra le popolazioni indigene delle Bahamas, poi farà altri viaggi, toccherà il continente, sì, ma dopo altri viaggi. Lui arriverà a Cuba, alle Bahamas nei primi viaggi, quindi dopo ci sarà un contatto con il continente, tuttavia non con gli Aztechi. Con gli Aztechi un contatto ravvicinato ci sarà tra conquistadores e Aztechi, ma molti anni dopo. Qui stiamo ancora nel 400, questo avverrà nel 500, nella prima metà del 500. Quindi detto questo, diciamo che il primo fra questi navigatori che viene ricordato dalla storia è un certo Bartolomeo Diaz. Che cosa ha fatto questo Bartolomeo Diaz? Perché viene ricordato dalla storia? Perché fu il primo a circumnavigare non tutta l'Africa, però a superare il Capo di Buona Speranza, quindi a superare il Corno d'Africa. Fu il primo, tra il 1487 e il 1488, a superare il Capo di Buona Speranza. Vedi perché? Perché c'era l'esigenza di trovare nuove rotte commerciali. La via per l'Oriente era bloccata? Perfetto, troviamo nuove vie, anche se più lunghe e dispendiose magari, ma che ci consentano di poter arrivare a commerciare con i floridi commerci dell'Oriente, i floridi e redditizi. Quindi Bartolomeo Diaz fu il primo a superare il Corno d'Africa, che corrisponde al Capo di Buona Speranza. Quindi infatti qui c'è scritto, c'è una linea. Esatto, c'è la linea che vi fa vedere appunto il viaggio percorso da Bartolomeo Diaz. Poi l'altro navigatore che dobbiamo ricordare certamente è Vasco da Gama. Poi Colombo lo facciamo dopo. Vasco da Gama, perché ho scelto di dirvi adesso Vasco da Gama? Perché Vasco da Gama riprende un po' il discorso di Bartolomeo Diaz, perché Bartolomeo Diaz arriva fino al Capo di Buona Speranza, supera il Capo di Buona Speranza, poi torna indietro. Vasco da Gama invece riesce ad andare oltre, quindi supera il Capo di Buona Speranza, quindi arriva sul Corno d'Africa. E aspetta, però fammi vedere un attimo se Bartolomeo Diaz supera o raggiunge il Capo di... No, mi ricordavo bene, superò il Capo di Buona Speranza, esattamente. Poi andiamo adesso appunto a spiegare l'impresa di Vasco da Gama. Ok, Vasco da Gama fece qualcosa che andò oltre, cioè non superò il Capo di Buona Speranza, ma circumnavigò l'Africa, vedi? Vasco da Gama arrivò a Calcutta, quindi circumnavigò l'Africa. Ecco perché è stato importante. È stato il primo a riuscire a circumnavigare l'Africa e quindi a raggiungere l'Oriente, circumnavigando l'Africa, quindi superando l'ostacolo del blocco delle frontiere dell'impero ottomano, circumnavigando l'Africa. Ok? Quindi questi viaggi consentirono ai portoghesi di fondare delle colonie anche in Africa, di fondare delle città che ancora oggi ci sono degli edifici fatti in quell'epoca, no? Quindi vennero fondate proprio delle città europee in Africa, no? Ok? Poi, dopo Vasco da Gama, andiamo a vedere che cosa fece Colombo. Anche se Colombo non fu il primo ad arrivare in America, è saputo e risaputo che sono stati i vichinghi per primi che sono arrivati in America nell'alto medioevo,
fondando qualche insediamento probabilmente, però poi non è stata proseguita, insomma, non c'è stato un discorso sistematico di viaggi, fu un episodio un po', diciamo, isolato e poco documentato. Perché è famoso invece? Perché noi diciamo che Colombo scoprì l'America? Perché in realtà con Colombo l'Europa in quanto entità viene a sapere dell'esistenza di terre a Occidente. Prima l'Europa in quanto collettività non lo sapeva, c'erano spedizioni sporadiche, addirittura si era detto pure i Romani, ma è molto improbabile, comunque tutto da provare, quindi non c'è niente di certo. Indizi però che non portano a verità assolute, mentre sappiamo con certezza che Leif Erikson, mi sembra che si chiamasse questo navigatore, questo esploratore, riuscì, quindi i vichinghi riuscirono ad arrivare in America, America del Nord, però furono spedizioni sporadiche. Ecco perché poi attribuiamo il merito un po' a Colombo di aver scoperto l'America, perché dopo la spedizione di Colombo, cioè, ci fu un impulso sistematico, non fu una cosa isolata, cioè non è che Colombo è andato e dopo sono passati altri 300 anni che l'Europa magari non organizzasse, cioè non organizzò nulla di sistematico. Invece Colombo dette l'impulso decisivo alle navigazioni verso ovest, perché prima molti erano convinti che la terra fosse piatta e non si avventuravano. Addirittura c'era gente che diceva che l'oceano era pieno di mostri marini, no, non dovete andare perché dopo le Canarie, insomma, è pieno di mostri marini, quindi non avventuratevi, le navi non faranno ritorno, la terra è piatta, quindi arrivate ad un punto cadrete. L'oceano è aperto. Invece Colombo dice, no, attenzione, perché secondo i miei calcoli e quelli di, mi sembra, De Tir e Toscanelli, che dicevano tutti la stessa cosa, si può arrivare a Cipango, quindi in Cina, Giappone, Cina, Cipango era il nome dato al Giappone, passando da Occidente anziché attraversando l'Oriente. Allora, i sovrani spagnoli, sì, poi lo vediamo, tranquilla. Ascolta. Quindi praticamente lui disse questo, però espose le sue idee all'Università di Salamanca, cioè proprio affermando questo, che De Tir e Toscanelli affermano quello che dico io, e cioè che con 3 settimane di navigazione possiamo arrivare in Asia, la Spagna potrà fondare un impero grazie alle ricchezze che vi riporterò, quindi datemi fiducia perché sono convinto che la spedizione andrà bene. Però i calcoli di Colombo effettivamente erano sbagliati, e la fortuna di Colombo è stata quella di trovare nuove terre tra l'Europa e l'Asia. Se non ci fossero state nuove terre, quindi se non ci fosse stata l'America, probabilmente la spedizione non avrebbe neanche, cioè non sarebbe neanche potuta tornare indietro, perché le scorte di viveri sarebbero terminate. Quindi, proseguendo per assurdo la navigazione senza America, con le proporzioni terrestri reali, Colombo probabilmente non sarebbe tornato a casa, sarebbero morti tutti. La fortuna di Colombo è stata quella che tra l'Europa e l'Asia c'era un altro mondo. Vespucci, mo lo vediamo tutti, mi mancano Vespucci e Giovanni Caboto, Giovanni e Sebastiano Caboto, quindi questi altri navigatori, poi li vediamo. Allora, quindi Colombo quindi riesce a, quindi apre nuove rotte,
per così dire, spezza le catene degli oceani Colombo. Quindi grazie a Cristoforo Colombo viene scoperto un nuovo mondo. Lui non era convinto di aver scoperto un nuovo mondo. La fortuna appunto fu che ci fu un nuovo mondo, perché se non ci fosse stato probabilmente non sarebbe magari più tornato indietro. Quindi dopo, mi sembra, 37 giorni di navigazione, il 12 ottobre 1492, Colombo raggiunge appunto queste isole. Una di queste la chiama San Salvador, e quindi grazie alla spedizione finanziata da Ferdinando e Isabella, insieme al... ci fu anche un'intercessione di Santander, che era un banchiere amico della regina, che certamente convinse anche re Ferdinando dell'importanza e dei vantaggi che questa spedizione poteva dare assolutamente. Allora, quindi detto questo, Colombo riuscì ad aprire nuove rotte e quindi diciamo che altri esploratori sono figli delle imprese di Colombo. Uno fra tutti, Amerigo Vespucci. Perché è famoso Amerigo Vespucci? Perché fu il primo navigatore a rendersi conto che quello che era stato scoperto da Colombo in realtà non era l'Asia, ma era un nuovo mondo, un nuovo continente che era enorme e che offriva tante opportunità. Materie prime, ricchezza, oro, metalli. Che venne chiamato America proprio perché prende il nome di Amerigo Vespucci, che fu il primo a rendersi conto, tramite i suoi viaggi in America Latina, che quello non era un continente già conosciuto, ma era un nuovo continente. Ok? Okay. Poi, altri navigatori importanti. Italiani certamente Giovanni e Sebastiano Caboto, che grazie a dei viaggi finanziati dalla corona inglese toccarono diverse tappe, soprattutto del Nord America, ok? Quindi della parte settentrionale, quella meno esplorata, diciamo, perché nelle fasi iniziali le grandi esplorazioni si concentrarono soprattutto nell'America centrale e nell'America meridionale. Però Giovanni e Sebastiano Caboto arrivarono anche in America settentrionale. Infine, non possiamo non ricordare Ferdinando Magellano, che grazie ad un'altra spedizione spagnola riuscì, però attenzione, qui dobbiamo fare poi una premessa doverosa, riuscì ad essere capo della spedizione, a far parte di una spedizione che riuscì nell'impresa di circumnavigare il globo, ok? Quindi riuscì a fare il giro del mondo con le navi. Però c'è da dire una cosa, che Magellano morì prima. Morì nei pressi delle Filippine, se non sbaglio, dove una popolazione autoctona, quindi una popolazione del luogo, attaccò la spedizione di Magellano, e lui rimase vittima di questo attacco, quindi morì, venne assassinato, venne ucciso. La spedizione proseguì, però fu una spedizione pericolosissima. Infatti, delle tante navi che erano partite, solo una riuscì a tornare in Spagna, e questo diciamo che fece interrogare, cioè le persone, i contemporanei si interrogarono sui vantaggi che in grado di poter dare una spedizione del genere. Cioè, ma è vantaggiosa alla fine una spedizione nella quale circumnavigo il globo? No, è troppo rischiosa, troppo dispendiosa, il gioco non vale la candela. Quindi diciamo che a seguito di questo riflesso indotto, gli europei da quel momento decisero sempre di più
di concentrarsi sull'America, quindi sull'esplorazione e poi sulla conquista vera e propria dell'America tramite la fondazione di nuove città e nuove colonie. Ciao ragazzi!